Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell'anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Durante la scorsa puntata di Uomini e donne, i telespettatori hanno visto il cavaliere Ernesto andare improvvisamente via dopo uno scontro avuto con Ida Platano. I due avevano iniziato una frequentazione, ma, dopo qualche tempo, tra i due si era notato già qualche conflitto. C'è quindi stata tra di loro una battuta d'arresto, che li ha portati ad allontanarsi definitivamente. Ernesto ha, ad esempio, voluto lasciare il programma, e molti fan si sono chiesti quale sia stato il vero motivo di questa scelta. L'uomo ha rilasciato di recente una dichiarazione per il portale Isa e Kia, e, in questa occasione, ha confessato di aver dovuto attraversare un grave lutto. In questo periodo le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni. Dopo una settimana, ha raccontato Ernesto, anche tra conoscenti c'è solidarietà, figuriamoci tra un'ipotetica coppia. Sarebbe quindi stato questo il motivo principale del suo addio al programma? Sono una persona vera, ha svelato lui. Non è che faccio il romantico, e poi vado via così. Io e Ida siamo due mondi diversi e sinceramente preferisco il mio. Ernesto ha inoltre svelato di essersi divertito molto nel programma e anche di essere felice per aver tentato questa esperienza, che sicuramente ricorderà con molto affetto. Ha infine augurato buona fortuna a Ida Platano e a tutti i corteggiatori.